20 dicembre 1998, un punto separa Inter e Roma, ma sono i giallorossi a dominare. Poi entra Baggio e la partita cambia volto per la gioia del popolo nerazzurro. Di Zanetti, l'ultimo sigillo. Dicembre 98, l'Inter della stagione precedente aveva sfiorato lo scudetto, aveva alzato la Coppa UEFA a Parigi. Qui travolge di reti la Roma. Perdevamo 1-0 all'intervallo, però non nella meritata, perché avevamo fatto un grandissimo primo tempo, grande possesso di palla, di grande velocità, ma non abbiamo sfruttato al meglio le occasioni che abbiamo avuto. La Roma aveva dominato l'incontro per almeno 50-55 minuti, poi era entrato sul terreno di gioco Roberto Baggio. Poi sicuramente dopo ha cambiato un po' la partita, perché dopo è stato una valanga di gol. Palla per Roberto Baggio, taglia da quest'altra parte, aggancia Colonnese, rimette al centro, arriva in corsa Coè e il gol dell'1-1. Lungo lancio dalle retrovie, pesca Zamorano e porta l'Inter in vantaggio. Pirlo alza la testa, vede Roberto Baggio, tiro a colpo sicuro e gol 3-1 per l'Inter. Non è ancora finita. Ancora in profondità, Roberto Baggio, pesca Zanetti, il quale libero, entra in area di rigore, destro vincente, 4-1 per l'Inter. Vediamo un contropiede che manda in gol Javier Zanetti, all'epoca impiegato sulla fascia destra. Zanetti credo che, a parte il portiere, abbia giocato in tutti i ruoli. Ha fatto dei gol molto belli, come quello della finale di Parigi, per esempio, di pochi mesi prima, rispetto a questo che vediamo nella carrellata. Però anche questo è un gol non difficile, però ben realizzato. È arrivato con Moratti, cioè quando Moratti ha preso la squadra, lui c'era, era il 1994, ed è ancora qui che corre. Non ha segnato tante reti, ha però nel piede il gol, ce l'ha. Lui è più che altro generoso, ecco, a volte quando arriva lì preferisce passare i compagni, eccetera, però quando capisce che deve chiudere lui, sa chiudere. Il simbolo dell'Inter oggi, un giocatore straordinario che può fare diverse gol, però oggi ha un carisma, acquistare una serenità, ha acquistato veramente la persona per bene, Javier.